Buongiorno a tutti, sono Roberto Drago, cofondatore e coproprietario di Laboratorio Olfattivo. Laboratorio Olfattivo è un marchio di fragranze nato nel 2009, oggi quindi sono 11 anni che è presente sul mercato ed è presente anche in 43 paesi nel mondo. In Italia abbiamo una bellissima distribuzione, siamo in oltre 150 negozi e abbiamo due negozi di proprietà, uno a Roma e uno a Torino. Da dove vi parlo in questo preciso istante? Mi è stato chiesto di raccontare come nasce il profumo, non solo in occasione di questo evento, ma anche in generale me lo chiedono spesso le persone che entrano in negozio o giornaliste che vogliono sapere di più sul marchio. Ed è come nasce il profumo? Il profumo nasce in mille modi. La creatività che è alla base del nostro marchio, quindi una creatività libera, non legata a regole di marketing, dà spazio totale alla mente. Nel senso che alcuni profumi sono nati ispirati da un viaggio, altri da una fotografia, altri da una parola trovata su internet, altri per dare voce o per dare una rappresentazione nello stile di laboratorio olfattivo di una materia prima, di un fiore, o di una categoria di fragranze, di una famiglia olfattiva come vengono chiamate. Sono tantissime quindi le possibilità di ispirazione per la creazione di una fragranza. Oggi vi voglio parlare di una fragranza, di come è nata una fragranza. Parliamo di Vanera. Vanera è una fragranza che noi vendiamo moltissimo, molto apprezzata dai consumatori ovunque, perché è una fragranza estremamente originale nell'idea, nella concezione. Vive di un dualismo, perché vive del dualismo dato dalla parte lievemente dolce dell'assoluta di vaniglia, che non è la parte più dolce come si sentono i profumi alla vaniglia, perché generalmente si usa la vanillina in quei casi, la vanillina da pasticceria, hanno più un sentore di pasticceria. L'assoluta di vaniglia ha molte sfaccettature più scure, più dark. Quindi in questo caso, all'interno di Vanera c'è un pilastro, come se fosse un pilastro di un'assoluta di vaniglia, circondato come se fosse avvolto da un fodero di note legnose secche, un po' fumé, e sopra un coperchio, immaginiamoci sopra un coperchio, costituito da del pepe. È molto particolare la lotta che c'è fra queste materie prime, perché l'assoluta di vaniglia vuole uscire fuori, cerca di uscire fuori, quindi di rappresentare la sua dolcezza, anche se è una dolcezza un po' dark, ma è sempre circondata da questo fodero di note legnose secche, un po' fumé, e da questa nota piccante di pepe che è pur sempre presente anche se in modo sottile. Quindi ecco, l'idea è nata da questo dualismo, da voler rappresentare questo dualismo. Ha funzionato, sembra che piaccia la fragranza, ha incontrato i favori del pubblico e questo è un po' alla base, questo processo creativo è un po' alla base di tutte le fragranze. Io comunico la mia idea con i nasi, a volte è un testo scritto, poi ci confrontiamo a parole, e lavoriamo insieme fino a provare a ottenere il risultato finale. A volte si arriva a ottenere il risultato, a volte non si arriva a ottenere il risultato. Ma comunque, si crea sempre in totale libertà, slegati dalle regole di marketing, nel senso che non si fa mai un profumo pensando cosa piace alla gente, facciamo un profumo, perché è questa la fragranza che piace al pubblico. Spero che vi sia risultato interessante questo piccolo racconto. Auguro a tutti Buon Natale, buone feste e alla prossima. Ciao!